Carlo Masci, assessore allo sport, prosegue questo percorso della Regione Abruzzo che vuole avvicinare i giovani allo sport e dunque alla legalità. Quali sono gli obiettivi di questo progetto? Sì, noi abbiamo una legge regionale che è la 40 del 2004 che vuole sensibilizzare i giovani sui temi della legalità. Quest'anno abbiamo ragionato sulla legalità all'interno delle situazioni sportive, perché pensiamo che lo sport sia un grandissimo veicolo di legalità. Negli anni scorsi abbiamo portato magistrati, abbiamo portato forze dell'ordine nelle scuole, perché per noi la giornata della legalità non è una giornata, per noi è un percorso della legalità che si svolge tutto l'anno all'interno delle scuole. Quindi negli anni scorsi abbiamo parlato di Costituzione con gli addetti ai lavori, quest'anno abbiamo voluto impostare il discorso con lo sport, perché attraverso lo sport sicuramente i nostri giovani imparano la legalità e professano la legalità, perché lo sport insegna il rispetto delle regole, lo sport insegna il rispetto dell'avversario, lo sport insegna a perdere e a vincere alla stessa maniera. Quindi lo sport ha una grande capacità di convincimento dei giovani nell'ottica della legalità. Abbiamo parlato nelle scuole portando atleti abruzzesi che hanno raggiunto livelli di eccellenza nazionali ed internazionali. Ce ne sono tantissimi, in questi anni li abbiamo premiati anche per creare uno spirito di emulazione con gli altri giovani. Abbiamo fatto vedere che ci sono giovani che si impegnano, che sacrificandosi, che con grande determinazione, che con un gioco di squadra raggiungono obiettivi importanti che sono alla portata di tutti quelli che vogliono impegnarsi nello sport e nella vita attraverso un percorso di legalità. E questo è il senso della nostra iniziativa, e questo è il senso di una giornata che è anche dedicata a Emilio Alessandrini, che è il nostro eroe, ucciso nel 79 per mano assassina da prima linea, e che è morto nell'adempimento del proprio dovere. Quindi un altro esempio importante, e su questo noi abbiamo fondato il nostro percorso della legalità e continuiamo ogni anno a professarlo.